Mi dispiace farlo, ma devo interrompere assolutamente la randomizer di Yokai Watch 3 perché è diventato ingestibile. E sinceramente mi sono stancato di registrarlo. Il motivo per cui non riesco più a registrarlo, perché non ho più voglia di giocare la randomizer, è che è pessima, è tremenda, non ha motivo di esistere quella randomizer. Il tool per randomizzare Yokai Watch 3 è fatto davvero male. L'unico gioco che è stato in grado di randomizzare bene quel tool è il primo Yokai Watch. Il secondo anche già aveva problemi, ma il terzo, sinceramente, fin dal primo episodio non ha fatto altro che darmi problemi. Però, mentre registravo l'episodio che sarebbe dovuto uscire oggi, ho detto basta, non ce la faccio più. Lo stavo anche montando, però a un certo punto, arrivato alla fine, ho detto no, ragazzi, non è fattibile, non è più possibile portare Yokai Watch 3. Cos'è successo? Cos'è che mi ha fatto dire definitivamente questa randomizer non è fattibile, non è giocabile? Il fatto è che stavo alla Villa Nocciola e per superare alcune sfide devi anche chiamare degli yokai, evocarne alcuni e combatterne un altro. Devi ad esempio evocare Kumbatto e Freddy per riscaldare e raffreddare l'acqua delle vasche. E non li hai tu, Freddy e Kumbatto, se ti è capitata una randomizer come la mia. Quindi che ho dovuto fare? Ho dovuto metterli con il save editor. Primo. Secondo. Andiamo a prendere la chiave da Replorevole che sta sotto nella cantina. E non c'era Replorevole, c'era Necronian e non mi dava la chiave. Oltre al fatto che anche tutti quanti i boss non sono diversi, sono tutti uguali. Perché nel primo sì, ma nel terzo no? Anche il secondo, però il secondo è il mio preferito, quindi bene o male ce l'ho fatta a giocarlo con più voglia, ma il terzo non ce la faccio più proprio. Però anche all'inizio del gioco ho avuto problemi. Quando vai a prendere l'orologio con Luna, se hai la randomizer attiva, ti salta totalmente la scena di Usapion e non ti fa andare avanti. La commessa ti continuerà a dire che lo Yokai Watch è modello U, è finito e te ne dà uno, ma in realtà più di uno non puoi prenderne e quindi la scena rimane bloccata lì, in un loop eterno. Anche provi a uscire dal negozio, non succede nulla. Ti continua a dire la missione, parla con la commessa. Quindi già dall'inizio si hanno problemi. E arrivato ad oggi, con il fatto che anche i boss non cambiano e mi sono annoiato a registrare quel video, vuol dire che proprio sono arrivato a cottura e non ne posso più di registrare quella randomizer. Adoro ancora giocare a Yokai Watch, però se devo ogni volta levare la randomizer o usare il save editor per andare avanti, perché si fa prima purtroppo, ebbene non ho più voglia di giocare, sinceramente. Mi è proprio tolto la voglia, quindi preferisco giocare quello normale piuttosto che quello randomizzato che è uguale, cambia solo qualche yokai. Non credo che mancherà qualcuno, so già cosa portare, porterò Inazuma Eleven, Go Chrono Stones, Fiamma, sperando che lì vada meglio, perché in teoria da quello che ho visto cambiano tutti i giocatori, quindi magari si può riuscire a fare qualcosina di diverso e poi vabbè. Inazuma Eleven mi piace di più comunque sia. Però a parte questo, se mi annoia anche quello lo blocco. Se non piace in primis a me quello che porto, non posso giocarlo con la voglia. E Yokai Watch 3 mi ha tolto totalmente la voglia di giocare. La randomizer però, sia chiaro. Ad ogni modo, ci vediamo più tardi con Super Mario. Ciao.